Gara senza domani per Roseto e Nardò, lo spareggio non ammette appelli. Dopo quattro battaglie in perfetta parità, Lio Filchem e Team Pugliese si affrontano per la quinta volta. In palio il sogno chiamato Serie A2. I ragazzi di coach Tony Trullo hanno il morale molto alto. Non era facile infatti pareggiare i conti dopo le due sconfitte consecutive patite a Nardò. Il Palamaggetti ha dato una grossa mano, il resto lo hanno fatto giocatori e allenatore, che hanno preparato molto bene le due gare, soprattutto sotto il profilo dell'intensità difensiva e della precisione a canestro. Adesso il fattore ambientale dalla parte del Nardò, che nell'ultima partita in Abruzzo si è lamentato, con tanto di dichiarazioni sui social da parte del presidente del club pugliese, di avere trovato un clima ostile. Un atteggiamento non condivisibile, ma che fa parte del gioco, vista l'importanza della posta in palio. Tuttavia, questo significa anche che Nardò sa di trovarsi di fronte un avversario forte e determinato. L'importante in casa rosetana è non cadere nelle trappole della provocazione. Per giocarsela fino in fondo occorrono tranquillità, esperienza e voglia di vincere. Naturalmente anche Nardò ha i suoi valori, se è vero che ha battuto due volte Roseto. Insomma, sarà una degna finale per la Serie A. In casa Lio Filchem ancora assente Serafini, per il resto tutti pronti e disponibili per Trullo. Palla 2 alle 20:30, dirigono Rocca di Avellino e Bertuccioli di Pesaro.